qui per festeggiare e per commentare l'uscita del volume di tutte le poesie di Elio Pagliarani, pubblicate in questa bella edizione dall'editore Garzanti e curate con veramente un'ottima attenzione da Andrea Cortellessa in tutte le diverse sezioni. Un libro veramente completo che ci consente quindi di avvicinare, ecco, un ritratto di uno certamente dei poeti fondamentali del nostro secondo Novecento e ai miei occhi anche un rappresentante veramente importante dell'avanguardia in Italia. Dico avanguardia, certamente una categoria molto discussa che per me si collega, si traduce nei termini della modernità radicale della scrittura antagonista. Direi che però Pagliarani non è soltanto storicizzabile nell'avanguardia, come possono fare appunto gli storici che magari lo includono appunto nella stagione dei novissimi, ma è anche un esempio, vorrei proprio usare questo termine, un esempio per l'avanguardia da fare. Io credo che oggi ci sia in giro una fame di avanguardia, nessuno ne ha la ricetta, anzi è veramente un'avanguardia impossibile, ma questo termine è anche una sfida, credo, per noi oggi. E usciamo anche da questo gioco di categorie definitorie, direi che, e poi lo sentiremo anche nella lettura che verrà fatta più tardi e poi anche questa sera, direi che oggi quello che si recepisce della poesia di Pagliarani è certamente questo urto che viene verso di noi, questa carica che attraversa il linguaggio. Io ne vorrei parlare brevemente, non vi preoccupate, nei termini di quattro pulsioni, le quattro pulsioni di Pagliarani. E la prima direi che è, secondo me, la pulsione ritmica. Certamente c'è dietro questa poesia proprio un'istanza ritmico-musicale che spinge avanti il linguaggio. Dal punto di vista della metrica possiamo parlare di un verso libero, di un verso lungo, perché poi nella nostra tradizione ci sono anche versi liberi di tipo breve.